Ma perché per me è importante la figura dell'uomo. È arrivato un punto che la donna vuole fare l'uomo. E per me è bello che la donna abbia potuto prendersi la sua indipendenza, che sia forte, però non mi piace la donna che fa paura. Per me la donna deve avere sempre conforto nell'uomo. Quando l'uomo ha conforto nella donna si invertiscono. Invertiscono sì, sì, va bene, i ruoli. Si invertono, si invertono e non va più bene. Secondo me l'uomo deve la donna del boss è carino, quindi deve essere un uomo bello forte per gestirti. Deve essere forte. Ma Fabrizio è un boss? Fabrizio non è un boss. Fabrizio, no, Fabrizio è forte, è uno che ha la testa. È uno che a me, diciamo, mi intripa in quel modo lì. Cioè io con lui posso parlare, posso dialogare, posso confrontarmi. È una persona che mi fa di amica. Ho avuto altre storie in cui non... Cioè, dopo un po' ero io contro lui. Era una cosa improponibile, cioè nessuno riusciva a dire il suo punto di vista perché quello dell'altro era sempre sbagliato. E cioè, così si rovinava la storia. Invece qui è una storia bella tosta anche questa. No, però, no, però non è aggressivo assolutamente, no. Così la dipingono, ah, io okay. Magari un giorno si sono lasciati e via, io mi sono lasciata solo una volta, sì. 3 anni che stiamo insieme. Vabbè, quindi quello c'è succede in tutte le coppie, certo. Però parlate tanto, tu dici, quindi? Sì, tanto, tanto. Certo. Parliamo sempre molto spesso, poi per carità, ci sono i giorni che c'è anche un po' di silenzio. Va bene, no? Ci manca di ossessione. No, però c'è un dialogo forte. Sì, perché sì. Sai, noi vediamo io le cose posso da dire fuori. Qualsiasi cosa. Quindi è tuo amico? Sì, quello lo è. Beh, è sempre il mio fidanzato, però... Quanti anni sono che state insieme? No? Tre. Tre anni. Tanti? Bastanti. Sono buoni. Vuoi dei figli? Sì. Sì, poi, assolutamente. Sì. Pensi in futuro, con calma, quando arriverà. Io penso che se ci penso troppo non lo farò mai. Cara, questo. Io penso che non si debba pensare tanto. Quando cioè, tutti quanti, no, mi raccomando che è una cosa molto importante, un bambino non è un gioco, un bambino bisogna pensare chi sarà il padre, che tutte balle. E ne avete parlato? No, lui mi chiede sempre quando me lo fai fare un bimbo. Quando me lo fai lui, un bimbo, così, un bimbo. Ma lui è un papone. Sì, lascia perdere poi quello che. Che si vede, dice. Che vuole fare. Ma adesso è diventato un pochettino più simpatico. Quindi è un duro dolce. È diventato un po'. Sto lavorando 3 anni. Brava, brava, lavora perché c'è del lavoro da fare lì, brava. Le donne salvano gli uomini. Perché solo le donne possono salvare gli uomini. Quindi. Io penso di sì. È un duro dolce, Fabrizio. Atteggiamento da duro, ma poi il cuore tenero. Cuore dolce. È infinitamente dolce. A me nessun uomo mi ha mai trattato come mi tratta lui. Mai nessuno. Allora, quello è il fascino, certo. Mi tratta veramente bene. Ma parlate anche di lavoro, fa anche un po' il manager oppure? No, il manager lo fa delle cose sue. Lucio presta, ovviamente che lui avendo l'agenzia, avendo un sacco di clienti, a volte lo chiamano e gli dicono allora la Belen, la di quella. Però cioè ti dà consigli? Cerco sì, consigli sì, lui guarda sempre tutte le trasmissioni e quando c'è qualcosa di sbagliato proprio mi telefona nella pubblicità e mi dice cambia atteggiamento, fai questo, fai l'altro, non va bene così, stai ferma, parla più chiaro, non si capisce, ridi di meno. Ridi di meno, sì, poco sì, antipatico. Sì. No. No, perché a volte esageri, è vero sei che imbarazzata, a volte sei imbarazzata e hai degli atteggiamenti per coprire. E cosa hai detto di Sanremo? Infatti, perché a Sanremo è stata lei, Sanremo a Sanremo è piaciuta tanto. Era contenta. È bene. Non ha telefonato durante le pubblicità. No, lì no. Fare complimenti. Lì dopo, perché comunque Sanremo era talmente estrema la situazione stressante. Che non riuscivi neanche a prendere il telefono. C'era la guerra dietro le cuffie. Sì. Ma la guerra. Era incredibile. Non abbiamo mai avuto un copione. Cioè, in televisione è importante avere un copione. Perché comunque tu te lo leggi, anche se non impari a memoria. Poi c'è il gobo e le cose. Però è importante perché ti fai un'idea di quello che devi dire. Io sono cieca, quindi uso le lenti a contatto perché sennò non vedo niente. E però iniziai a usare le lenti a contatto a Sanremo perché avevo il gobo, sai che il teatro è molto profondo. E quindi non avevo copione, non leggevo il gobo. Cioè io arrivavo lì, l'unica cosa che dicevo è stiamo tutti uniti. Siamo vicini.